L'insigne istituzione, certo e assai civile, è quella della Regione Toscana e del Comune di Arezzo, che hanno contribuito in modo così mirabile a divulgare le opere famose di uomini eccellenti per virtù e salvare dall'oblio e dalla morte i nomi loro degni di immortalità. Perciò si tramandarono alla memoria dei posteri immagini non solo scolpite nel marmo o fuse in bronzo, ma anche olografiche e digitali. Perciò si posero strani macchinari, perciò le varie oloteche. Tale è infatti la condizione dell'umana mente che, se non è stimolata da immagini che di continuo le si presentino dall'esterno, ogni ricordo facilmente svanisce. L'ingegno umano, avendo ben compreso che tutti i monumenti umani per violenza di tempeste e poi vecchiezza al fine muoiono, pensò più incorruttibili monumenti sui quali il tempo vorace e l'invidiosa vecchiezza non potessero reclamar diritti. E scrutando il cielo, affidò a quei noti eterni globi di chiarissime stelle i nomi di coloro che opere egregie fecero. Avviso astronomico, che contiene e spiega osservazioni di recente condotte con l'aiuto di un nuovo occhiale sulla faccia della Luna, sulla Via Lattea e le nebulose, su innumerevoli stelle fisse e su quattro pianeti detti astri medicei non mai finora veduti. Grandi cose per verità. In questo breve trattato propongo all'osservazione e alla contemplazione di quanti studiano la natura. Grandi, dico, e per l'eccellenza della materia stessa e per le novità non mai udita nei secoli, e infine per lo strumento mediante il quale queste cose stesse si sono palesate al nostro senso. Bellissima cosa e mirabilmente piacevole vedere il corpo della Luna, lontano da noi quasi 60 raggi terrestri, così da vicino come distasse solo due di queste dimensioni, così che si mostrano il diametro stesso della Luna quasi 30 volte, la sua superficie quasi 900, il volume quasi 27.000 volte maggiori che quanto si guardano a occhio nudo. Venere stessa, quando si offre al nostro sguardo verso il mezzogiorno, risulta così piccola che sembra appena eguagliare una stellina di ultima grandezza. Ma di altro astro vorrò narrarvi. Saturno non è un astro singolo, ma è composto di tre corpi che quasi si toccano e non cambiano né si muovono l'uno rispetto all'altro. Degna di nota sembra anche la differenza tra l'aspetto dei pianeti e quello delle stelle fisse. La galassia, infatti, non è altro che un ammasso di innumerabili stelle disseminate a mucchi, che in qualunque parte della galassia si diriga il cannocchiale, subito si offre alla vista un grandissimo numero di stelle, parecchie delle quali si vedono abbastanza grandi e molto distinte, mentre la moltitudine delle più piccole è affatto inesplorabile. E poiché non soltanto nella galassia si osserva quel candore latteo, come di nube biancheggiante, ma numerose piccole aree di colore consimile splendono qua e là di fiocaluce per l'etere, se si volge il cannocchiale in una qualsiasi di quelle, ci si imbatte in un denso ammasso di stelle. E inoltre, meraviglia ancor maggiore, gli astri chiamati finora dagli astronomi nebulose sono raggruppamenti di piccole stelle disseminati in modo mirabile, e mentre ciascuna di esse, per la sua piccolezza, e cioè per la grandissima distanza da noi, sfugge alla nostra vista dall'intrecciarsi dei loro raggi, risulta quel candore, che finora è stato creduto una parte più densa del cielo, atta a riflettere i raggi delle stelle e del sole. Ma quel che di gran lunga supera ogni meraviglia e principalmente ci spinse a renderne avvertiti tutti gli astronomi e filosofi è l'aver scoperto quattro astri erranti, da nessuno prima di noi conosciuti né osservati, che a somiglianza di Venere e Mercurio intorno al Sole hanno le loro rivoluzioni, attorno a un certo astro cospicuo tra i conosciuti, Giove, ed ora lo precedono, ora lo seguono, non mai allontanandosene oltre determinati limiti. E tutte queste cose
furono scoperte e osservate pochi giorni or sono, con l'aiuto di un occhiale che io inventai dopo aver ricevuto l'illuminazione della grazia divina. Il giorno 7 gennaio, dunque, dell'anno 1610, a un'ora di notte, mentre col cannocchiale osservavo gli astri, mi si presentò Giove. Poiché mi ero preparato uno strumento eccellente, vidi, e ciò prima non mi era accaduto per la debolezza dell'altro strumento, che intorno gli stavano tre stelle piccole ma luminosissime. Dopo tante osservazioni vidi che erano quattro e li chiamai astri melici, or meglio noti come Io, Ganimede, Europa e Callisto. Come narra Galileo, il tempo ha corrotto gli umani manufatti, ma non lo splendore del cosmo e dei pianeti da lui scoperti. Ma non solo. Galileo stesso ha infranto i pilastri delle vecchie concezioni tolemaiche e geocentriche per gettare le basi scientifiche documentate di una nuova concezione dello spazio che ci circonda. Nel 1583 Galileo compie un'altra scoperta, l'isocronismo delle piccole oscillazioni di un pendolo. Il pendolo, più semplice, è composto da una sfera in metallo legata a un filo sottile inestensibile. Se questa ha una lunghezza di un metro, si ottiene un'oscillazione della durata di circa 2 secondi. La periodicità nel moto del pendolo non fu l'unica osservazione dello scienziato pisano. Questi notò, infatti, che a parità di lunghezza del filo e indipendentemente dal peso del sasso, l'oscillazione dura la stessa quantità di tempo al variare dell'ampiezza, a patto che questa non sia eccessiva. La legge periodica del pendolo, detto pendolo semplice, si può così riassumere. Il periodo dell'oscillazione è pari a 2π greco per la radice quadrata della lunghezza del filo, fratto l'accelerazione di gravità. Per oscillazione di un pendolo si intende il movimento della sfera del pendolo dal punto iniziale di oscillazione allo stesso punto di partenza, passando per l'altro estremo. Quindi il movimento da un estremo all'altro è una mezza oscillazione. Note tecniche. Il pendolo di Galileo, che troverete nella stanza accanto, è costituito da uno scappamento composto da una ruota formata da 12 denti sulla corona e 12 pioli, una leva di ritegno, due lunghe palette arcuate fissate al pendolo. La paletta superiore serve per lo svincolo e quella inferiore per ricevere l'impulso. Al termine di ogni oscillazione, la paletta superiore incontra la leva di ritegno e la solleva liberando la ruota di scappamento. Questa, girando, impatta con la paletta inferiore e la sospinge verso il basso, impartendo in tal modo l'impulso necessario a mantenere il pendolo in movimento. L'orologio venne in parte costruito dal figlio di Galileo, Vincenzo, che però morì prima di completarlo. Il primo orologio a pendolo venne realizzato e brevettato nel 1657 dallo scienziato olandese Christian Huygens. Testimonianze storiche. Viviani, in una lettera a Leopoldo de' Medici del 20 agosto 1659, dà questo resoconto dell'invenzione dell'applicazione del pendolo all'orologio da parte dello scienziato pisano. Venendo un giorno di Firenze in Arcetri, il detto signor Vincenzo, suo figliolo, gli conferì il Galileo il suo pensiero e di poi più volte vi fecero sopra vari discorsi e finalmente stabilirono il modo di metterlo in opera per venire in cognizione del fatto di quelle difficoltà che il più delle volte nelle macchine con la semplice speculativa non si sogliono prevedere. Ma perché il signor Vincenzo intendeva di fabbricare lo strumento di propria mano? A ciò questo per mezzo degli artefici non si divulgasse prima che fosse presentato al Serenissimo Granduca suo Signore ed appresso agli Signori Stati per uso della longitudine, andò differendo tanto l'esecuzione che indi a pochi mesi il Galileo, autore di tutte queste ammirabili invenzioni, cadde ammalato ed agli 8 di gennaio 1642 ne mancò di vita. Per lo che si raffreddarono tanto i fervori del signor Vincenzo che non prima del mese di aprile del 1649 intraprese la fabbrica del presente oriuolo sul concetto somministratoli già me presente dal Galileo suo padre.